il governo Meloni intanto dovrebbe dire che non accadrà mai più che un'isola con 6.000 abitanti si debba trovare a avere la presenza di 6.000-7.000 migranti. La situazione è sempre vicino al collasso, se non è andata peggio è grazie ai cittadini lampedusani che hanno dimostrato capacità di accoglienza, di solidarietà, senza rinunciare alle critiche al governo che abbiamo ascoltato e anche però la capacità dei migranti di sopportare, di resistere, sono persone stremate che si sono trovate a vivere una condizione di ulteriore sofferenza. Pensate voi, questa mattina abbiamo visitato l'hotspot, il centro all'interno, una struttura pensata per 400 persone dove ce ne sono 3.000 ma sono arrivati a 4.000, 5.000, 6.000, significa non riuscire a garantire nemmeno le condizioni minime di igiene, a non riuscire a garantire più nessun servizio. Ecco, però è una situazione alla quale si deve dare una risposta di governo e la risposta non è la tendopoli di cui si parla, e su questo hanno ragione i cittadini lampedusani, la risposta è un piano di trasferimenti anche per le prossime settimane, perché gli sbarchi continueranno a esserci, continueranno ad arrivare anche nelle prossime settimane. Io sono molto preoccupato perché di fronte al fallimento della strategia che Meloni ha messo in atto, e quindi l'ha rivendicata ieri, ha detto noi non ci siamo battuti in Europa per una redistribuzione obbligatoria dei richiedenti asilo, cioè per una solidarietà fra gli Stati, che è quello tra l'altro che il Parlamento europeo ben due volte aveva votato. Noi volevamo andare all'origine e quindi bloccare le partenze. Quindi bene il piano di accordo con la Tunisia, con Saied. E la colpa del fatto che questo piano sia fallito l'ha dato a noi, che ci siamo permessi di criticare e di prevedere che sarebbe fallito. Io lo trovo un ragionamento che non regge neanche da un punto di vista logico. E poi rilancia su una velleitaria, impossibile missione militare, quando quello che sta accadendo in queste ore, per certi versi era inevitabile, è che le motovedette della Guardia Costiera o della Guardia di Finanza che recuperano persone dai barchini le hanno portate ad esempio ieri sulla nave Diciotti, e la nave Diciotti con 700 persone è andata in un altro porto della Sicilia. Non si poteva fare prima questo, non si poteva programmare prima, non è forse quello che chiedevamo anche noi? È tutta sbagliata la strategia del governo, ma è una strategia che continuano a rilanciare, e anche, consentitemi, la questione dei CPR, prolungare la permanenza all'interno dei CPR. Abbiamo i dati, lo sanno tutti, che non è prolungando la detenzione che si faranno più rimpatri. I rimpatri o si fanno nei primi due mesi o non si fanno più. Quindi semplicemente creeremo nuove carceri in cui saranno rinchiuse persone che non hanno commesso reati. Il governo Meloni intanto dovrebbe dire che non accadrà mai più che un'isola con 6.000 abitanti si debba trovare a avere la presenza di 6.000-7.000 migranti. È possibile evitarlo? Era possibile evitarlo? Sì, certamente era possibile evitarlo. Bastava non avere nei mesi scorsi bloccato e ostacolato le operazioni di salvataggio, perché questa è anche la conseguenza del fatto che la maggior parte dei barchini arrivano fin qui e che si interviene solamente quando sono a ridosso delle coste italiane o nelle acque territoriali italiane. Spero che gli italiani, come dire, ascoltino bene quello che dice la Meloni e guardino bene quello che sta accadendo nella realtà. Basta riprendere sul tavolo europeo un altro tipo di obiettivo, non la trattativa con un regime mafioso, perché quando si fanno le trattative con i regimi mafiosi, come è quello tunisino, poi ci si trova dentro una dinamica di ricatto. È ovvio, anche questo era prevedibile, ma ottenere un impegno di solidarietà da tutti gli stati. Gli arrivi di queste settimane, anche se sono significativi, immaginateli voi redistribuiti su un continente di 500 milioni di abitanti, sono qualcosa di assolutamente sostenibile.